No, it's not famous. At all. Oggi parliamo di cultura e di un posto molto particolare. Un posto che si trova in realtà proprio qui di fronte a me, a nord della città di Seul. E quel posto è Hagisa, o per essere precisi, il tempio Hagisa dell'ordine Joji del buddismo coreano, dove trascorrerò 2 giorni con le monache che vivono lì per capire, scoprire e andare a provare in prima persona la loro ferrea routine giornaliera fatta di levatacce, meditazione, studio, preghiere, un bel po' di palestra ed un'interessantissima e variegata dieta vegetariana. E visto che dovrò vivere come loro, quello che mi porterò dietro non è molto. Anzi, uno zaino con un cambio, un asciugamano e basta. Sono pronto a scendere. Vista incredibile. Che poi sì, Seul è una capitale super moderna, super tech, palazzoni in ogni dove, ma in realtà è più immersa nel verde di quanto si pensi, perché si trova davvero a 4 passi dalle montagne, dai boschi e dalla campagna. Infatti l'area del monastero dove mi sto dirigendo si trova a soli 15 km dal centro di Seul, ma è già persa in mezzo al verde del mega parco nazionale a nord della città. Questo è il main ingresso. È già tutto quanto bosco, completamente. L'unica cosa che so è che devo andare al primo piano. Penso di quell'edificio lì. Diceva l'unico palazzo a 3 piani in stile coreano. Mi sembra quello. 1, 2, 3. O questo forse. Sì, era quello. Ho trovato il posto. Sì. Che ti fa? Oh, thank you so much. Do I follow you? Yeah. Yeah, thank you. Yeah. Do me a favor. I wanna stop tea. The program started. Okay, when? Oh, just after you. After I change it. Your clothes. I'm gonna come down. Okay, perfect. Okay. Okay. Thank you so much. Sto leggendo adesso. La sveglia di domani mattina è alle 4:20. Okay. Allora, quello che normalmente succede quando si pensa alla religione in Asia è che la stragrande maggioranza, se non tutta la popolazione, sia buddista. Forse anche perché in tutte le narrazioni di quei paesi si vede sempre solo quello. E per la Corea mi immaginavo un po' la stessa cosa. Per dire, avete mai visto, che ne so, comparire una chiesa o una croce in un video o un documentario di un paese asiatico? Io mai. E per smontare un po' questi stereotipi ho fatto un po' di ricerche. E il risultato? In Corea circa il 50% della popolazione è atea, il 35% è cristiana, protestante cattolica, e di conseguenza solo una piccolissima percentuale di coreani è buddista. Anche perché in quel 15% restante sono comprese, oltre al buddismo, tutta una serie di altre religioni, come l'islam, lo sciamanesimo, il confucianesimo e il taoismo. Ah, e prima l'esempio delle chiese l'ho fatto per un motivo ben preciso. Perché a Seul le chiese e le croci sono davvero ovunque, anche sui palazzi. E in realtà non ne capivo bene il motivo, solo dopo ho scoperto il perché. Ed è proprio perché tutte quelle chiese e tutte quelle croci non sono in nessuna maniera legate alla religione cristiana. Sì, perché quelle in realtà sono delle fringe church, che possiamo anche in realtà definire come culti alternativi o in realtà delle vere e proprie sette che nel paese prosciugano i conti di milioni di adepti. E il motivo è che in uno stato prevalentemente laico, spesso la strada più facile da imboccare in un momento di difficoltà personale è proprio quella della spiritualità alternativa, finendo poi però per aderire a religioni non ufficiali travestite da chiese, ma che in realtà sono vere e proprie multinazionali della spiritualità con sedi sparse in tutto il mondo, e dove la totalità delle offerte di tantissimi fedeli finiscono solo nelle tasche dei fondatori. È un classicone. Un po' come nel caso della popolarissima Shincheonji, fondata da un tale Lee Man-hee, fantomatico pastore illuminato e ovviamente unica persona in grado di comprendere le sacre scritture. Un altro classicone. Ah, e solo questa qui ne ha più di 400.000 di seguaci. Anyway, questo solo per farvi capire quanto il mondo dei culti alternativi in Corea sia davvero controverso. Ma ve ne parlerò bene tra qualche settimana, anche perché io sono venuto qui in Corea per un altro motivo, quello di scoprire e conoscere un'altra cultura e vivere assieme ai monaci per 2 giorni. Veloce room tour. Ingresso. Libri che vorrei leggere ma non posso. I miei vestiti. Bagno, semplicissimo. Con WC non super tecnologico come quello che ho in hotel. E room tour finito. Ho un paio di pantaloni, bracaloni e una casacca senza maniche. Voilà. Io mi sono messo una maglietta sotto perché questa cosa un po' da cuoca che mi hanno dato è un po' leggera visto che fuori sta nevicando. E per darvi un'idea della tempistica e di quanto tutto viene fatto in maniera serrata, precisa e puntuale, ero arrivato al tempio da 5 minuti, mi ero già cambiato ed ero pronto per incontrare quella che possiamo chiamare la mia guida spirituale delle prossime giornate. Un'anziana monaca che da tutta la vita vive in questo monastero. Ok. Lei. E chi mi avrebbe accompagnato passo passo in ogni singola attività della sua giornata. And the monastery like daily life, monk's life, 24 hours, you can say practice. In the morning 28 times we hit there. 28. Yeah, in the okay. In the evening
33 times. Okay. The sound goes far and go deep. Okay. Actually, this end, you know, here, normal people cannot enter. Okay. 3 times a day on time, only just, you know, just take care of the monks and non enter. Okay. Know? E non so se fosse l'essere lontano dalla città ed immerso in mezzo al bosco, o il fatto di avere ancora un po' di jet lag dopo il volo fino a Seul, o il fatto che lei fosse super pacata e con un tono rilassato, ma già dopo 5 minuti dall'inizio di questa esplorazione della zona del monastero ero entrato in uno stato di calma incredibile. 2 years ago, Bill, did it? Oh, that's new, ok. Very new. Ok. And then the leaves, like, you know, yep. The gold and silver leaves, the Buddha's enlightenment trees, leaves. Sulle quali, un po' come in tutte le culture, i fedeli lasciano messaggi positivi, richieste, buoni propositi o messaggi di augurio. Ma la cosa più interessante di questa zona del monastero erano le statue. The hand holds something, the hand in the hand. No, what's that? There? Because this statue in the future. So means, like, you know, young generation. They say, someone say, like, you know, drones and controller. Really? Okay. Yes. Okay. Because in the temple, all grandmothers come. They come to temple pray for family happiness, you know. Okay. But young generation already good life. So they decided to put like a controller or something. Yeah, okay. Yeah, new generation, young generation. Okay. Yeah. You can see the statue, all Asia, like in Nepal. Kind of similar, but they are not the same. Depends on the country. Depends on the country. Yeah. But there's apart from a bunch of like differences, there's like a different approach, like in the prayers and the things that you do. Basically, depends about the country. Got it. Yeah. You know? Little bit changing, but basically same. Same. Okay. Statue. Oh, that's a smartphone. You can see it right away. Exactly your phone. Yeah. Exactly. Yeah. E le giornate delle monache e dei monaci sono molto precise. Orari, suoni, campane danno ritmo ad ogni attività e, oltre alla meditazione, preghiere e piegamenti, portano avanti anche dei veri e propri lavori. In questo caso qui si occupano anche della produzione di salsa di soia, kimchi e una sorta di salsa piccante a base di peperoncino fermentato, prodotti che poi vengono conservati o fatti fermentare in questi mega vasi. Careful, very little. One drop, just one, yeah. Allora. And then come like, okay. No, it's not too salty. Then slowly, salt, and then sweet a little bit, and then show different taste. E oltre le statue super proiettate nel futuro, anche lei e gli altri monaci lo erano. E con questo intendo che tutti avevano uno smartphone di ultimissima generazione in mano. Che sì, può far strano, ma è il 2023 anche per loro, per cui è giusto così. E la roba fighissima è che è stata proprio lei a dirmi che utilizza una VPN per guardare dei documentari che lì non sono disponibili. Giuro. Era, è probabilmente totalmente in fissa con un programma di uno chef italiano che gira da quelle parti ma che lì non può vedere. Non ho ben capito. Una monaca buddista coreana che utilizza NordVPN. Questa cosa fa volare. E ovviamente la potete fare anche voi andando su www.nordvpn.com/andy, approfittare del super mega iper sconto esclusivo, provarla per 30 giorni e vedere se vi gasa e nel caso di sdire. Ma non fatelo, sennò spezzate il cuore alla mia nuova amica monaca. E oltre a proteggere i preziosi dati sui vostri dispositivi dai malintenzionati quando vi connettete da un wifi pubblico, che ne so, in hotel, in stazione, in aeroporto, in un caffè, potete fare come la monaca e guardare qualche serie TV o documentario che in Italia non è disponibile, magari geolocalizzandovi proprio in Corea, perché lì ci sono un sacco di drama pazzerelli. Davvero, andate a dare un'occhiata. Trovate il link in descrizione, nordvpn.com/andy. This. Questa è la parte più vecchia di tutta l'area. Questi templi, questi qua, sono fatti nel 1520 più o meno. Dovrebbe essere il più vecchio quello lì e questo qui. Poi risistemati ovviamente. Thousand Buddha, 500 holy. And then slowly, we more students, we not enough space. So 1990, new building this. This room is very big. Tonight you can, you know, even get inside, okay. And the bowing is here. 108 bath in even here. In here? Okay. Mountain, whatever, you can enjoy the air. Yeah, sure, ok. Dunque, la situazione, non so se poi ci ho fatto vedere, mi ha lasciato un piccolo asciugamanino, un piccolo vassoio, perché devo costruirmi quello che possiamo chiamare una sorta tipo di rosario fatto di 108 palline, che sono i piegamenti, gli inchini che dovrò fare questa sera
prima di dormire. Si chiama mala, perdonate la pronuncia, ma mille altri nomi in altre mille culture. E sì, indica un rosario, una collana mnemonica fatta di perle o perline che ha lo scopo di numerare i mantra o le preghiere da fare. Così da non distrarre la mente e mantenere il conto delle 108 preghiere solo con una mano. Ho finito. E qua c'è un piccolo manualetto che mi racconta tutto quanto, compresi anche i 108 piegamenti che devo andare a fare. Preparo solo un attimo il letto per dopo, perché mi sa che arriverò demolito dopo i 108 piegamenti. Altra cosa che succederà, che è molto strana, ma forse ve l'ho già raccontata, è il fatto che ci sia una cena alle 4 e un quarto di pomeriggio. Here, right now, today is a very cold day. Cold? Yes, yeah, cold. Okay. How about there? Milano, pretty much the same. Yeah. E sembra strano a quest'ora, ma la giornata era quasi al termine per loro. Nel senso che dopo questo pasto, il secondo e ultimo della giornata, rimane soltanto il suono della campana, che dà il là alla preghiera, alla meditazione, e poi tutto si ferma. Si spengono le luci e si va a dormire. I pasti quindi nella giornata sono solo due: colazione molto presto e quello che sto facendo ora io intorno alle 4 del pomeriggio. Così loro si possono alzare molto presto e andare a letto molto presto. I pasti sono tutti vegetariani, infatti i monaci non mangiano assolutamente animali. Il riso glutinoso è sempre presente al tavolo, come anche melanzane, cavolo, funghi, fagioli, tuberi, kimchi e altre verdure locali. Ed è sempre quello. Non cambia mai per ogni singolo pasto. Ed è magari strano per noi mangiare quelle cose anche a colazione, ma era tutto molto buono. Ah, e ovviamente ci si serve da soli, ognuno dopo lava il proprio piatto, le posate ed il bicchiere. Perché bisogna prendersi cura di tutto. Di sé, della mente e di chi e cosa ci circonda. Ah, e bevono solo acqua e tè. Anche se in realtà la monaca mi ha confessato che hanno una macchinetta del caffè nascosta da qualche parte. Giuro. Non c'è più nessuno. Se prima c'erano un bel po' di macchine, penso tra la gente che lavora qua, che bazzica intorno al tempio di giorno, non c'è più nessuno, quel parcheggio è vuoto. Milano. Italy, Milano, oh, sì. You're in Italy? Oh, I haven't been there. You've been there? 3 months there. Roma? Firenze, Roma, and Positano. But do you have a religion in Italy? Because we've got the Pope there. Oh, on yes. The Vatican. So he's a Christian Catholic. Yes, yes, yeah. Yes. When I was in Italy, mm-hmm. I met another Catholic priest. Yeah. Two Catholic priests. They look like very handsome. Okay. I mean, it's like. E forse la cosa che ho apprezzato di più di tutta quanta questa esperienza è stata quella del non sentirmi mai obbligato in nulla, ma anzi, come mi ha detto loro, sentirmi libero di esperienziare ogni luogo e ogni momento nel monastero. E in questo caso, anche nella mia prima volta all'interno del Tempio Grande è stato così. Non capivo bene le dinamiche, non sapevo le procedure, non capivo la lingua, ma mi sono fatto trasportare in questa cosa ed è stato incredibilmente affascinante. E subito dopo la preghiera serale era arrivato il momento di chiudere la giornata. Chiudere la giornata tornando a pregare, ma questa volta attraverso i famosi 108 mantra e piegamenti. Questa è la stanza che fa i 108 piegamenti. Qui mi sa, c'è anche l'asciugamano. Sì, e l'asciugamano ha uno scopo, perché oltre che preghiera è praticamente anche un vero e proprio esercizio fisico. Yeah. Ok, yeah, that's enough, yeah. È stato assolutamente incredibile come questi 108 piegamenti siamo diventati una meditazione. In realtà anche lei, la signora, me l'ha spiegato che lei è la queen della meditazione, che fa ogni giorno questa cosa. Poi ha detto non sempre tutti i 108 piegamenti, magari ne fa soltanto la metà e lo usa per meditare, a parte che lei medita tutto quanto il giorno. Sono fuso. See you tomorrow then. Thank you so much. Ho suonato il mega gong e risuonarlo. 4:25 morning chanting e poi le 6:15. Credo siamo alle 6:15 colazione. Ma e queste 2 ore cosa faccio io? Perché morning chanting durano 10 minuti.
you going up there? Yeah, yeah. Yes, you and me, only two. Okay. Okay. Is it okay? Yeah. Anytime, even 10 minutes, you can come up. Freely. E anche questa cosa è stata inaspettata. Mi ha chiesto se la volessi seguire della sua meditazione mattutina. Un'ora esatta di silenzio totale alle 5 del mattino nella mansarda del tempio. Ed ho creduto davvero che dopo 10 minuti sarei impazzito, perché pensavo non sarei mai stato in grado di rimanere concentrato, immobile ed in silenzio per tutto quel tempo, ed invece è volato. Probabilmente la monaca ha curato la mia ADHD. C'è un rumore se non i monaci che stanno pregando. Niente. Seul è qui in fondo e non si sente niente. Ci siamo. Ora devo stare in silenzio, non si può più parlare. Ci sono un po' di cose adesso, come ci stanno. E come per il pasto del giorno prima, anche per la colazione ci si serve da soli. Riso, verdure, tuberi e legumi, con l'aggiunta di un frutto. Si lava poi ciò che si è utilizzato, il tutto in religioso silenzio. There you go. Okay, I left two pins and the two thingy. Yes, it's good. Okay. It's good. Okay, I will finish. Okay, the second floor. The second, where I got a room. Yeah. Is this a room? Yes. Okay. How many people like tourists as me like came here? No, like 2 months ago they opened here. Mm-hmm. Many Korean people want to. No, to come, because all business all broken. Mm. And people are doing really not so unhurtful. But now this includes young generation and young generation. And then you want to try new things. And then here, they decide come. We can continue inside it to serve like, you know, had it. Then you can go freely in the Buddha and need sutra school. Mm-hmm. 2,600 years ago, he developed it. Okay. 100 years later, make a sutra. 8,004,000 books. 8 billion? Yeah. Then, you know, why so many books? Buddhist teacher, I think, very simple. Why so much in complicated? Mm-hmm. Too many. Then, you know, the Buddha's teaching one mind. So, people's mind is very complicated. If someone made the teaching, the Buddha teaching book, we can understand that, huh? Okay. Other way. Until understanding, it remains. So this is always a teaching, like, you know, don't worry about in the future. Mm-hmm. Don't worry about past life. In the moment, just do 100% honestly yourself. Io sono Andy e se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con questi emoji qui. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale e noi ci vediamo prossima settimana con l'ultimo episodio che arriva dalla Corea.